Possiamo iniziare, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, questo ciclo, questo incontro che abbiamo organizzato dall'Associazione La Polis all'interno del ciclo Le Parole della Politica. Anche questa volta riprendiamo con la nostra, con il nostro approfondimento su un binomio. Voi sapete che in questo anno, più che dedicarci una parola singola, abbiamo preferito affrontare ed approfondire un binomio. Quello di questa sera è emozione-ragione. In sostanza, cosa cercheremo di fare? Di approfondire e problematizzare due registri discorsivi, due registri comunicativi, che sono uno, quello che si usa a definire più di tipo emozionale, e l'altro quello di tipo più razionale, più intellettuale, e che spesso tra l'altro si polarizzano proprio come dei modi, delle strategie proprio discorsive e comunicative opposte, e che hanno modi diversi anche di orientare le decisioni e le scelte collettive. Nel linguaggio comune, spesso l'abbiamo sentito, si dice: questa è un discorso, una comunicazione che parla alla pancia delle persone, e che quindi, sottinteso, che diciamo, cerca un'adesione, un'identificazione più immediata, magari meno riflessiva, e quindi molto spesso è anche, si dice, più efficace, più in grado di persuadere le persone, e che ha il proprio limite nel fatto a volte di scadere in discorsi di tipo demagogico. Però anche questo molto spesso si ammanta della modalità nuova, più semplice, più veloce, più comunicativa, appunto. Dall'altra parte c'è quella che si dice un registro comunicativo, discorsivo, che parla alla testa delle persone e che quindi è più attento a un discorso, a un'argomentazione di qualità. Direbbe Franca D'Agostini, che adesso vi presento, alla qualità, alla verità e alla validità degli argomenti che propone, ma che viene ogni tanto tacciato di essere poco efficace, molto cerebrale, e quindi non in grado di funzionare, di bucare e di orientare veramente le persone, le loro scelte. Quindi noi li abbiamo proposti come binomio, intanto per vedere se effettivamente questa distinzione tiene. Se è vero, e lo chiediamo a Franca D'Agostini, che è già venuta da noi un paio d'anni fa, e che è una filosofa ed è un'esperta e una studiosa proprio di teoria dell'argomentazione, se è vero che ci sono questi due registri, da una parte quello emotivo e quello intellettuale, e se sì, o se invece si tratta di qualcosa d'altro, che ponti si possono costruire tra i due. A noi sembra che sia una questione dell'oggi, della nostra democrazia, perché ci sono, come tutti noi sappiamo, gli strumenti di comunicazione, le tecnologie che favoriscono un certo tipo di comunicazione, del registro comunicazionale. Ma Franca D'Agostino nel suo libro ci ricorda che invece è un problema un po' consustanziale alla democrazia stessa, in quanto fondata sul libero gioco delle opinioni, e che quindi di per sé ospita, no, delle strategie argomentative anche molto diverse. Lei stessa ci dice che Socrate aveva già individuato questo tipo di problematica, e che propose a suo tempo quella che è una possibile soluzione, che passa, poi ce lo dirà meglio lei, dal punto di vista dell'educazione alle persone a una buona argomentazione e a riconoscere le strategie argomentative buone e cattive. Quindi lascio alla nostra ospite, non prima di avere rappresentato un po' meglio di approfondire questo tema. Franca D'Agostini è docente di filosofia della scienza al Politecnico di Torino e di logica e di epistemologia all'Università Statale di Milano.
collabora con la stampa, col manifesto, col Fatto Quotidiano, dove forse voi avrete visto in questi quotidiani alcuni suoi articoli, i suoi interventi. Molto, ha scritto tantissime cose di cui trovate qualcosa anche nella nostra Punto Libri, diciamo, e vi ricordo solo le ultime: Introduzione alla verità, Bollati Boringhieri del 2011, I mondi comunque possibili, logica per la filosofia e il ragionamento comune, Bollati Boringhieri del 2012, l'ultimo che è Menzogna, che è uscito nel 2012, ma al tempo quando era venuta aveva da poco scritto Verità avvelenata, buoni e cattivi argomenti, nel dibattito pubblico, che è ancora, credo, un libro molto, molto attuale per capire come funziona il dibattito pubblico oggi. Le lascio la parola e la ringrazio fin d'ora per aver accolto il nostro invito. Bene, grazie Stefania, sono contenta di essere qua in questa piccola riunione che potrebbe essere un seminario. Io vorrei alzarmi in piedi e insomma muovermi un po' tra voi, ma non è possibile perché devo star qua. E questo mi dispiace, magari mi alzerò lì stesso, ignorando. Più che altro fai attenzione, esatto, perché la voce bassa oggi è ok. Ignorando la telecamera. Allora, il titolo di questo mio intervento è Politica delle emozioni. Più o meno tratterò quello che ha detto Stefania, naturalmente facendo saltare il paradigma, nel senso che io non c'è nulla di tutto questo che è un po' il problema presentato da Stefania. Allora, il problema è che noi crediamo che ci siano questi due registri, cioè registro emozionale, registro logico, argomentativo, razionale, eccetera, ma non è vero, per diverse ragioni, non ultimo per il fatto che i registri, se si vuole, retoricamente parlando e tecnicamente parlando, sono almeno tre, e in ultima analisi il punto fondamentale è che la politica democratica non soltanto ha bisogno di, ma al contrario è fatta di, attenzione, pathos del logos, cioè non emozioni, ragione, ma proprio di pathos del logos. Sì, l'Aristotele, il buon rappresentante, il buon politico è persona che ha amore per il logos, cioè pathos del logos. Il buon cittadino democratico che vota bene è persona che ha pathos del logos, quindi vedete bene che pathos e logos proprio nella democrazia non stanno contro, ma stanno insieme. Ma non è che devono stare insieme. A me piace dire che questo genere di cose non sono come il cibo per la vita, che uno dice, ah, ma devi mangiare per vivere, eccetera. Sono come l'acqua per la pioggia. Vale a dire, se non c'è questo pathos del logos, non c'è democrazia. Punto. Finito. Questo è il succo del discorso che andrei a sviluppare. E allora partirei anzitutto considerare la situazione attuale in Italia. Ora, nel 2010 ricordava Stefania che io ho pubblicato questo libro che si intitolava Verità avvelenata. E il libro si basava sull'idea che ci fosse effettivamente uno stato di avvelenamento del dibattito pubblico, uno stato ormai un po' radicato dovuto a un avvelenatore primario che non nomineremo, ma non importa perché non è quello il nostro problema, lo sappiamo ormai benissimo, anche se ovviamente è l'origine, però non è quello il nostro problema. Allora spiegavo insomma un po' come funzionava diciamo l'avvelenamento primigenio e facevo vedere che era entrato in vigore uno stato di avvelenamento del linguaggio tale per cui però si era creato una sorta di grigiore epistemico. E diciamo che le due cose andavano insieme, il linguaggio, diciamo il dibattito avvelenato aveva messo le persone in uno stato di non credere più a niente, non avere più fiducia in niente, no? A mano, con l'avanzata della crisi, e l'avanzata della crisi
diventa esplosiva proprio nel 2010, io scoppiamento verità avvelenata l'ho scritta prima di quando sei uscito, con l'avanzata della crisi, dall'avvelenamento si è, però io allora in quello stesso libro ipotizzavo che la situazione era tale che l'Italia stava trasformandosi in un laboratorio politico, perché effettivamente in giro si sentivano persone che dicevano Berlusconi, non è possibile, cioè si cominciava a, si usciva dal grigiore per ipotizzare effettivamente delle soluzioni. In altri miei libri ho spiegato poi meglio quanto in tutto ciò sono intervenuti i social media, che come voi sapete benissimo lo sviluppo del web, della la cosiddetta cultura partecipativa digitale e i social media sono alla base del cosiddetto, del Movimento 5 Stelle e del cosiddetto populismo 5 Stelle eccetera eccetera, che si è contrapposto al cosiddetto populismo berlusconiano. Io non amo la parola populismo, vi dirò poi perché, comunque sì così. Però attenzione, e quindi lasciamo da parte tutta la questione social media, web, eccetera, e invece vediamo che cosa è successo poi. Da questo laboratorio politico siamo arrivati a quello che i logici, in particolare i logici non classici, chiamano l'esplosione del sistema, cioè una situazione in cui l'avvelenamento comincia ad essere veramente un fatto endemico, cioè generalizzato. E noi abbiamo il primo caso, Renzi che attacca i notabili PD, no? Sappiamo benissimo, attacca Marino, dice che io non direi mai, io sono religiosissimo, scriveva ieri, però io non vado a presentare la mia fede come una ragione per essere eletto. Il fatto di oggi si dilunga sulla questione della Finocchiaro, che avrebbe usato la scorta per poter i carrelli, per spostare i carrelli dell'IKEA. Devo capire che cosa ciò dimostri, ma evidentemente dimostra qualcosa. Però le critiche a Finocchiaro, come voi sapete, sono tantissime. Travaglio ne ha fatto una lunga lista e probabilmente alcune di queste critiche sono plausibili. Grillo dice l'Italia brucia e la risposta del web è anche colpa tua, cioè gli stessi del Movimento 5 Stelle gli rispondono così, la sua base risponde in questa maniera. E poi abbiamo naturalmente Ezio Mauro che su Repubblica dice Bersani scelga una persona degna, dotata di sicura sensibilità istituzionale e costituzionale, terzo, fuori dalle nomenclature di partito. Chi è? Chi è? Dov'è? C'è? No. E qui cioè, siamo noi, arriviamo noi. Cioè le persone impresentabili, altra questione, le Quirinarie, commento del web circa le Quirinarie, degli stessi che hanno partecipato del Movimento 5 Stelle, indignati, sono state presentate, nominate persone impresentabili come Emma Bonino, perché rispetto ai parametri era obiettivamente impresentabile, sono stati nominati a tanti altri, che ne so in questo momento non me li ricordo, però comunque impresentabili. La questione della persona impresentabile, ci sono persone presentabili, ma non nella politica, in generale. Cos'è la persona presentabile? Ora, Tony Judge, non so se ne avete sentito parlare, ha scritto questo libro molto bello, è un autore molto interessante, che è un politologo che è morto un paio di anni fa, e aveva scritto questo libro che si intitola Questo è il mondo, è stato tradotto da La Terza, credo appunto nel 2011 o nel 2012, nel 2011, e in questo libro fa vedere molto bene che la classe politica, le classi dirigenti in tutto il mondo sono ai confini dell'impresentabilità, cioè che c'è stato un oggettivo declino delle persone al potere in tutto il mondo, salvo naturalmente alcuni casi molto particolari di bravi professionisti eccetera. E questo è appunto il punto. Perché tutto questo? Allora, lasciamo a parte per il momento le ragioni storico-culturali e andiamo a vedere invece
il punto cruciale. Voi conoscete questa frase, questa espressione? È il famoso titolo del libro di Fruttero e Lucentini. Allora, ci dobbiamo chiedere, siamo in una situazione di prevalenza del cretino? Sono i cretini a prevalere? Non sarà forse che nello stesso meccanismo del prevalere è richiesta la cretinità? Questa è una vecchia questione, ma noi dobbiamo lavorarla un po' seriamente, nel senso che non possiamo limitarci a dire se uno prevale è cretino. Cioè, mi sembra un po' semplicistico, no? Cioè, perché appunto, tra l'altro, la prevalenza del cretino si basa precisamente sul semplicismo, quindi evitiamo. Allora, primo problema, la rappresentanza si basa sulle persone e le persone non sono affidabili. Il concetto di persona, come voi sapete benissimo, è il concetto di una maschera. Cioè, le persone sono, socialmente parlando, le persone sono maschere. Che cosa vuol dire? Che l'apparenza è diversa dalla realtà. Vuol dire che le persone portano in sé una contraddizione intrinseca. E quindi, ma come? Noi dobbiamo affidarci alle persone senza assolutamente sapere cosa c'è dietro. Lui magari si presenta come un grande statista e in realtà è un povero cialtrone. Cioè, come si fa? Secondo problema, la selezione in regimi di ipercomunicazione è difficile. Prevale chi urla di più o chi ha più interessi o a chi ha maggior volontà di potere. E questo sappiamo è il vecchio problema. È il vecchio problema che addirittura riguardava, guardate, voi riceverete anche Luciano Canfora, sia chiaro che Socrate non era un democratico, né Socrate né Platone né Aristotele, per la carità, forse un pochino in un certo senso Platone poteva lontanamente esserlo, se si pensa che comunque Socrate non era un democratico. Anche se secondo me Socrate serve, il socratismo serve alla democrazia, secondo me, non solo secondo me, anche secondo Martha Nussbaum. Io non sono assolutamente d'accordo con l'interpretazione del socratismo data da Martha Nussbaum, ma questa è solo una breve digressione per specificare. Allora, però il punto 2, come vedete, è chiaro che per noi è difficile selezionare perché viviamo in strutture ipercomunicazione, ma era anche difficile per i greci. In più i greci non avevano internet, non avevano i mezzi di comunicazione di massa, non avevano i giornali, quindi diciamo che ci troviamo più o meno nella stessa situazione. E quindi il problema che segnalato da Platone, che diceva deve prevalere chi non vuole il potere, non chi ha maggior volontà di potere, ma chi non lo vuole, cioè il filosofo, ebbene era un'intuizione non del tutto sbagliata che poi rivedremo verso la fine. Seconda causa della prevalenza del cretino: gli apparati sono in se stessi malati. Questo è un punto cruciale sottolineato da Simone Weil, se ricordate, nel famoso manifesto per l'abolizione dei partiti politici. Lì Simone Weil dice una cosa che, se noi leggiamo insieme a quello che dice Hannah Arendt dei regimi totalitari, crea una cosa molto interessante, cioè il fatto che il problema delle nomenclature dei partiti è proprio il problema del coerentismo, cioè è il problema che uno rimane legato alla problematica dell'accordo, della coerenza con la dottrina partitica, e dimentica o non può tener conto dell'evidenza, cioè dei fatti come stanno, delle novità che possono far esplodere la dottrina, che possono smentirla, e deve in qualche modo manipolarle. Quindi la struttura partitica è in qualche modo votata alla menzogna, in un certo senso, no? Alla menzogna per ragioni di coerentismo, perché la coerenza prende il sopravvento sull'evidenza. E vedete bene che coerenza vuol dire sia coerenza con la dottrina, cioè quello che io devo essere, che dico, deve essere in accordo con la linea del partito, primo,
ma vuol dire anche coerenza come accordo, come ricerca dell'accordo, no? Quello che dico deve essere convergente, non può essere di rottura divergente, se non per ragioni assolutamente interne, quindi sempre per ragioni di coerenza. Cioè, io ho questa espressione che mi interessa molto e che vi esorto a utilizzare in relazione, per esempio, alla lettura dei testi di Primo Levi, di Hannah Arendt, e dell'espressione coerentismo nazista. Perché il problema del nazismo è un problema di un coerentismo esasperato, cioè per ragioni di coerenza io faccio questa cosa, anche se è un'idiozia totale e io non ci credo minimamente, ed è una cosa anche immorale, ed è una cosa terrificante. Ok. E poi abbiamo il quarto, e il quarto è secondo me veramente l'argomento più stupido, che probabilmente è stato lanciato da un cretino prevalente. Il cretino che, secondo l'assunto, era prevalente. E vediamo un po'. Innanzitutto ricordiamo un punto principale, che la democrazia ha un legame molto forte con il dibattito pubblico. La definizione di democrazia che io ho lavorato molto sulle definizioni di democrazia, vi tralascio tutti i dettagli, eccetera, però sicuramente la definizione di government, la definizione di government by discussion, che è la definizione che viene data da Stuart Mill e che viene continuamente ripresa da Amartya Sen, è sicuramente una buona definizione. Perché? Perché il dibattito pervade ogni aspetto della democrazia. E di nuovo ricordate la metafora, come l'acqua per la pioggia. Non è che il dibattito serve per la democrazia, il dibattito è la democrazia, come l'acqua è la pioggia. Se voi togliete l'acqua non avete pioggia, se voi togliete dibattito non avete democrazia. Perché questo? Il dibattito serve per la scelta elettorale, no, vedo due che si confrontano, dico quello lì è meglio e voto, poi come dico quello lì è meglio lo vedremo più avanti. Serve per la deliberazione parlamentare, nel senso che in democrazia non è che uno può andare lì, basta, faccio questo, tac. Devo discutere, anche il governo, anche il decreto legge in qualche modo è sottoposto alla discussione. Per la formazione dell'opinione pubblica, sui giornali, i dibattiti, la cosiddetta sfera pubblica di Habermas è precisamente il confronto di opinioni che avviene sui media e nelle altre sedi del dibattito pubblico, no? E attenzione, l'opinione pubblica teoricamente agisce tanto sulla scelta elettorale quanto sul dibattito parlamentare, quanto sulla valutazione e la critica degli operati del governo democratico. Quindi è chiaro che la funzione del dibattito pubblico è estremamente importante. Come è fatto il dibattito? Il dibattito è fatto banalmente, il dibattito è tesi che si confrontano e ciascuna tesi ha i suoi argomenti, no? Già, ma come si costruiscono gli argomenti che danno supporto alle tesi? E allora qui abbiamo i tre principi retorici canonici. Nella tradizione retorica ci sono tre toni retorici o modalità retoriche di base: l'ethos, il pathos e il logos. L'ethos, guardate, ho messo Veltroni perché secondo me è particolarmente esemplificativo di un argomentare di tipo etico, nel senso proprio del primato dell'ethos. Chi argomenta sulla base, prevalentemente sulla base dell'ethos, è persona che fa appello ai valori condivisi. Valori condivisi e non si pone tanto il problema se siano buoni o no, ma molto genericamente, di solito sono valori molto ampi, il fatto che dobbiamo essere d'accordo, la convergenza, cioè
E tanto è vero che si dice a volte che chi fa pelchelleitos è come un pathos un po' asfittico, indebolito, un po' stanco, un po' più tenue, no? È sempre sentimento, quindi non è ragione, però è un sentimento, ecco, diciamo più sentimento che passione. Il pathos invece appello alle passioni. Per esempio, io, a me è capitato di sentire parlare insieme a suo tempo, che ne so, Bertinotti e D'Alema, ed era assolutamente chiaro che D'Alema aveva uno stile argomentativo di tipo legato al logos, mentre Bertinotti più legato al pathos. Allora uno dice la pancia, la famosa espressione, gli italiani votano con la pancia, Berlusconi parla alla pancia degli italiani, secondo me, se io vi pregherei di smetterla di usare questa espressione, perché parla, la pancia non parla, non riceve, cioè ridiamo alle parole il significato che hanno, non si può parlare di pancia, cosa è la pancia, cosa vuol dire, non lo so, parlate piuttosto di tre cose molto belle che sono un paragone che viene fatto, bellissimo secondo me. Per esempio, voi avete presente come funziona la musica? Allora, l'ethos nella musica equivale alla melodia, cioè al canto monodico. Il pathos equivale al ritmo. E il ritmo, voi vedete, che vi fa muovere. Cioè, mentre la melodia vi fa piangere, il pathos vi fa muovere, vi mette in movimento. E quanto al logos, il logos che cos'è? Il terzo elemento della musica, l'armonia. E l'armonia è proprio la connessione tra l'ethos, il pathos, e cioè l'incrocio del, per esempio, non lo so, per esempio il basso continuo con il canto melodico. Cioè l'armonia è la connessione delle parti. Che noi, per esempio, se noi sentiamo, che ne so, il concerto numero 5 di Beethoven, non so se avete presente, Imperatore, che è un concerto che è un capolavoro in un certo senso di ethos, pathos e logos insieme, nel senso che ha un equilibrio di melodia, perché è molto, ha una fase, soprattutto la parte, l'adagio è molto melodico. Poi ha un lavoro sul pathos molto forte, perché è tutta una tensione di ritmi, eccetera. E poi dopo ha anche, però, se uno lo ascolta guardando i rapporti tra gli elementi strutturali, è entusiasmante, non soltanto, e in un certo senso è anche, voi sapete che Beethoven è l'inizio della musica dodecafonica, no? Di Schoenberg. E quindi anche, è anche intellettualmente stimolante. Ci sono naturalmente fallacie di tutti e tre i tipi. Per esempio, il moralismo è una tipica fallacia dell'ethos, cioè gli argomenti ad populum sono fallacie del pathos, e le fallacie del logos sono errori di credenza, che adesso vedremo un po' più di vicino. Vediamo classici esempi, va, giusto per fare una pausa, è sempre divertente. Vi ricordate questa frase? Questo è apparso su Libero a un certo punto, questo titolo: il governo aumenta l'IVA per non alzare le tasse. Ma l'IVA è una tassa o no? Il politico X di destra ha rubato, ma anche il politico X di sinistra ha rubato, dunque due ladri sono meno di uno. Se la sinistra vincerà le elezioni, si instaurerà il comunismo, dunque avremo livellamento sociale e totalitarismo. Chi difende la legge sull'aborto è contro la vita. Io non pagavo queste ragazze per i loro favori sessuali, le pagavo per mantenersi agli studi. Che cosa vogliono dire tutte queste cose? Magari anche. Perché no? L'una e l'altra. L'una e l'altra. Quale studio?
L'omosessualità è una malattia, è perché è contro natura. Questa è una fallacia di a priorismo così palese, eppure funziona ancora. Se un politico ricco di suo, e questo ha funzionato tantissimo, una volta era una specie di leitmotiv. Vabbè, poi abbiamo clamoroso, questo è perfetto, stupendo, più bella che intelligente. E guardate un po' questa. Funziona, no? Qualcuno dice qualcosa di questa. Dai, senz'altro un uomo. Come? Senz'altro un uomo. Un uomo? No, io lo pensavo, io l'ho messa un'altra. È bene, però chi parla è un uomo. Sì, sì. Ho messo un'altra, però secondo me la vedrei anche una donna. Guardate questa, eh? Dunque? No, se Jones non vince le elezioni si dà il business. Ok. Se Jones muore non vince le elezioni, dunque? Se Jones muore si dà il business. No, ecco, non è tanto un sillogismo, questa è un'applicazione del sillogismo ipotetico assolutamente ineccepibile dal punto di vista logico, ma ovviamente non funziona. Che cosa? Ma non è falso, c'è qualcosa che non funziona. Ora, voi capite bene che sì, voi capite bene che noi non possiamo accettare quella conclusione, che se Jones muore si dà il business. Però c'è della logica in questa follia, c'è della logica nel ti amo così tanto, anche se fosse un altro ti amerei lo stesso. Lei è più bella che intelligente e molto cattivo, però ha un ritmo di rapporto tra bellezza e intelligenza che fa appello a delle pregiudiziali che sono molto radicate. E badate bene, tutti noi abbiamo pregiudiziali di questo tipo, no? Anche le donne ce l'hanno. Se un politico ricco di suo non sarà tentato di rubare, anche questo, ditemi se non c'è del vero, se non ci si può tirare fuori del vero, no? E questo? È chiaro che è un a priorismo inaccettabile, perché presuppone che ci sia una idea di natura istituita, ma poi non è vero che è contro natura, le cernie cambiano attività sessuale a metà della vita, cioè è completamente falso, però c'è, come dire, c'è sempre, questo è il punto, c'è sempre una logica nella follia, c'è sempre una logica. È questo che fa spavento, per questo bisogna studiare logica, perché la logica è dannosissima, bisogna, se la conosci la eviti. Guardate la storia dell'uomo che credeva di essere morto. C'era un altro uomo che credeva di essere morto, la conoscete questa storia? E quest'uomo era talmente convinto che nessuno riusciva a convincerlo del contrario. Tra l'altro esiste una malattia che si chiama sindrome di Cotard, che è proprio nella sindrome, i malati, gli affetti da sindrome di Cotard credono di non esserci, credono di essere morti. Allora, nessuno riusciva a convincerlo, allora i familiari lo mandano da un illustre specialista, il quale gli chiede: i morti sanguinano? E l'uomo risponde: no, certamente no. Allora a quel punto cosa fa lo specialista? Prende un bisturi, gli fa un leggero taglietto sul braccio e il braccio si mette a sanguinare. E l'uomo risponde: ora, sembra una barzelletta, in realtà come? Fa sempre parte della categoria dei cretini. No, questo qua, no, ma ecco, questa è una bellissima domanda. Perché? Perché questa storia qua ci fa vedere un punto fondamentale. Ci fa vedere, a parte che ci fa vedere
i problemi del coerentismo, che per ragioni di coerenza io sono costretta a sacrificare l'evidenza, no? Perché per essere coerente con la prima premessa, cioè io sono morto, l'uomo deve disfarsi dell'altra, della seconda premessa, no? I morti sanguinano, ok? Ma quello che è interessante è che questa è una riduzione all'assurdo, la logica funziona così. Se voi avete una premessa maior e poi avete una premessa minor e poi dopo salta fuori una contraddizione, quello che voi dovete fare è eliminare la premessa minor. Quindi l'uomo si è comportato alla perfezione dal punto di vista logico, no? Cioè la riduzione all'assurdo non è mal riuscita, è riuscita benissimo, solo che si è sbagliato, invece di buttare via la cosa giusta ha buttato via la cosa sbagliata. Ora, molti nostri sistemi funzionano così, probabilmente il capitalismo finanziario è una cosa di questo tipo, probabilmente un certo tipo di logica classica è così. Probabilmente un certo modo di praticare la democrazia è una cosa di questo genere. Guardate bene che cosa fa l'uomo. Voi ricordate questo detto che dice, che tra l'altro piaceva molto a Adorno, quel detto che dice rischiate di buttare via il bambino con l'acqua sporca, no? Ebbene, in cui ci troviamo in un caso in cui viene buttato via il bambino e viene conservata con ogni cura l'acqua sporca. Allora, questo adesso sembra uno scherzo, ma di fatto noi spesso facciamo così e bisogna saperlo, bisogna avere le idee chiare su questo. Adesso ci sono tanti altri esempi che, per esempio, guardate il secondo. Perché dovremmo mangiare noi quel che gli insetti si rifiutano di mangiare? Una delle ragioni dell'uso degli OGM è che gli insetti non li mangiano, no? E per cui uno dice, vabbè, gli insetti non li mangiano, quindi preserviamo le colture, no? E però l'argomento viene usato in un altro modo. Guardate anche questo, non c'è prova che gli OGM siano dannosi, dunque non sono dannosi. Guardate bene che si può usare anche nell'altra maniera. Non c'è prova che non siano dannosi, dunque sono dannosi. Ah, questo è un altro caso, va bene. Il nostro problema a questo punto, ritornando alla questione delle emozioni, e poi quanto tempo ho ancora? 20 minuti, ok. Allora, ritornando alla questione delle emozioni. Voi vedete che tutti questi argomenti hanno qualcosa che non funziona, ma sembrano funzionare. E la ragione per cui siamo a volte portati ad accettarli è che sembrano funzionare, no? Perché la logica ci dice che funzionano, perché il linguaggio ci dice che funzionano, perché i nostri pregiudizi ci dicono che funzionano, no? Quindi le nostre credenze pregresse. Allora, perché noi non accettiamo un argomento? Quando è che noi diciamo questo no? No, mi piace, no? Guardate bene che accettare, non accettare un argomento significa non accettare la conclusione dell'argomento in virtù delle premesse, chiaramente. Allora, le ragioni razionali sono perché le premesse non sono vere. Esempio, Mosca è la capitale degli Stati Uniti, dunque il tuo aereo non può atterrare a Mosca senza atterrare negli Stati Uniti. Allora, questo è un argomento valido, no? Perché la forma è formalmente valido, perché se Mosca è la capitale degli Stati Uniti, effettivamente, quindi l'inferenza, si dice, è valida. Però noi sappiamo che la premessa è falsa. Quindi non accettiamo l'argomento perché sappiamo che la premessa è falsa. Roma è la capitale d'Italia. Sei romano, dunque devi amare la patria. Ora, Roma è la capitale d'Italia, è vero. Sei romano, è vero. Devi amare la patria, forse potrebbe anche essere vero. Comunque non è quello il punto.
però la connessione non funziona. Quindi in questo caso le premesse sono vere, ma l'inferenza non è valida. Quando un argomento ha premesse vere e inferenza valida, noi a rigore lo chiamiamo buon argomento, cioè argomento sound. E se ci risultano vere le premesse e l'inferenza ci risulta valida, potremmo sbagliarci certamente, noi di solito siamo portati ad accettare l'argomento, salvo casi molto speciali. Naturalmente c'è anche il caso in cui le premesse non sono vere e l'inferenza non è valida. Però le ragioni, queste sono le ragioni razionali. Come può fallire questo banale meccanismo? Meccanismo banale, io so che le premesse sono vere, so che l'inferenza è valida e accetto l'argomento. Vediamo. Primo, non credo che P, cioè le premesse non sono per me vere. Non riconosco la verità delle premesse. Secondo, credo che P, cioè credo che le premesse siano vere, ma non credo che tra P e Q ci sia una connessione. Inferenza non è per me valida. Non credo che P e non credo neppure che ci sia una connessione tra P e Q. Quindi dove P è premessa, Q conclusione. Ma noi abbiamo anche il caso 4. Credo che P, vedo anche che c'è una connessione tra P e Q, ma non voglio accettare Q. Avete in mente qualche esempio? Esempi vostri? Beh, esempi molto tipici sono la religione, le credenze religiose. Eh? Spesso le credenze religiose sono di questo genere. Il caso 4 comunque è preterargomentativo, cioè esce dalla struttura del logos inteso in questo senso in cui lo stiamo descrivendo, no? In un contesto in cui le persone operano in termini del caso 4 non è necessario argomentare o giustificare Q, cioè la conclusione, no? Se si verifica questa cosa, parliamo sempre io che sto parlando con un'altra persona, io che sto parlando con Stefania, no? Se Stefania si trova nella situazione 4, è inutile che io vada ad argomentare in termini di P e Q. Io devo spostarmi, devo andare a vedere che cosa sta dietro il non voler credere che Q da parte di Stefania. Per esempio, gli argomenti di Dennett contro l'esistenza di Dio e l'insensatezza della religione mi sembrano ineccepibili, ma non posso credere che Dio non esista. Abbiamo questo caso che a volte si dice che le credenze religiose sono di questo tipo, le credenze senza verità. E quindi entriamo nel famoso regime dell'emozionalismo. Questo libro di Drew Weston, The Political Brain, del 2007, ha dichiarato, argomentato insistentemente, mostrato, devo dire molto male, che la politica, molto male sì, perché con una serie di fallacie d'accento, no, fallacie di accidente, inferenze mal calcolate, false statistiche, un po' un pasticcio. Vabbè, però, insomma, lui ha sostenuto questo. Ora, due ipotesi. La prima, che per ipotesi si intende qualsiasi ragionamento sbagliato, ed è l'ipotesi più dominante nel libro di Weston. Cioè, lui sostanzialmente tutte le volte che una persona fa un ragionamento idiota dice ha votato con le emozioni. No, ha sbagliato a ragionare. Ha semplicemente sbagliato. No, non si capisce perché il ragionamento sbagliato deve essere emozione. Magari è un calcolo preciso, ma sbagliato, no? Oppure totalizza il caso 4, cioè dice siamo sempre lì, l'argomentazione non serve a niente. Guardate bene che questa è un po' una tendenza di molti filosofi della politica. Per esempio Veka, recentemente io ho avuto una discussione con Veka, perché Veka mi diceva no, nella politica non funziona l'argomentazione così, l'argomentazione politica è un'argomentazione preterrazionale, preterlogica, no? Non si basa sull'argomento sound. Quindi in realtà, allora, è chiaro che le persone che sostengono questo sono persone che totalizzano il caso 4,
come se ci dicessero: io non credo che Q, cioè non credo la conclusione, così, per ragioni mie, no? Che non, anche se mi piace moltissimo l'argomento, sono d'accordissimo con te sulle premesse e l'inferenza, però non voglio credere quello, così. Allora, quindi noi abbiamo il dibattito pubblico è pretera argomentativo e composto solo prevalentemente di casi 4. Se così è un dibattito finto, simulato. Ci sono forze esterne, implicite, che lo governano, interessi, emozioni appunto, cioè credenze senza verità, ma le credenze saranno senza verità, adesso poi le vediamo meglio, principi vitali di dominio. Però attenzione, anche per gli interessi io devo ragionare, cioè io non è che io non accetto una conclusione perché se riconosco valido l'argomento e vere le premesse, se non accetto la conclusione io fingo di interessarmi alla questione, in realtà ho degli interessi di diverso tipo di cui non parlo, no? Quindi questo va ricordato, nel senso che quando il dibattito fallisce è perché ci sono delle altre ragioni di mezzo che non vengono dette. Ora guardiamo un po' le ragioni soggettive, le cosiddette ragioni soggettive, altro modo con cui a volte i teorici dell'emozionalismo chiamano l'emozione. Allora, se decido di votare per Sarah Palin, non perché non mi convince, ma perché mi piace il suo taglio di capelli, devo comunque essere informata del fatto che ha quel taglio di capelli e non un altro, quindi informazione, quindi badate bene, informazione, premessa vera, e dovrà essere vero che quel taglio mi piace, perché no? E in qualche modo avrò deciso sulla base di un'inferenza più o meno lenta o istantanea, più o meno consapevole, che vale la pena votare qualcuno perché ha un buon taglio di capelli. Più probabilmente ho deciso così perché non ho delle ragioni di diverso tipo più forti, perché non ci sono altre ragioni, no? Anche in questo caso, dunque, vedete, le famose ragioni soggettive sono ragioni esattamente uguali a tutte le altre. La persona che ragiona così, uno dice, ma ragiona male. No, non è, ragiona benissimo. Ragiona sulla base delle strutture, delle informazioni, dei principi che ha. Il problema, semmai, è un altro, no? Quindi non è una questione di emozioni, ma di ragioni che funzionano in una maniera un po' bizzarra. Cioè, io, se a me piace il taglio di capelli di Sarah Palin, me lo faccio anch'io, oppure gli dico, brava signora, che bel taglio di capelli, ma non la voto per quello, la voto per altro. Badate bene che non possiamo parlare di una scelta né emotiva né irrazionale. Il soggettivamente preferibile dipende dalle credenze. Se non ho credenze di contrasto, è assolutamente razionale votare per queste ragioni. Cioè, se io non ho credenze di contrasto che mi portano a dire no, quello non funziona, funziona un'altra roba, perché non dovrei? Le ragioni implicite sono ragioni, se asserisco che Q, sapendo che Q è falsa sulla base di premesse che so essere false o probabilmente false, ho comunque ragioni per fare ciò e queste ragioni devono essere vere. Le ragioni sono premesse ritenute vere che giustificano validamente conclusioni ritenute vere. Per esempio, sostengo, questo vale anche dall'altra parte, per esempio Stefania sostiene Q perché sulla base di un ragionamento più o meno cosciente ha stabilito che mi conviene farmi credere che Q e via di seguito. Insomma, validità e verità costituiscono le prime e principali ragioni di accettabilità di una tesi. Ci si può sbagliare, la verità può saltare, la verità può non funzionare. Se un argomento non mi sembra sound, non accetto la conclusione in virtù
di quell'argomento, ma per altre ragioni. Se l'argomento non mi sembra sound, ma io accetto la conclusione, non è che l'accetto in virtù di quell'argomento, l'accetto per altre ragioni, semplicemente. Ora, nella nostra cultura recente c'è stata una sottovalutazione degli aspetti logici ed epistemici, noi lo sappiamo, non stiamo a guardare da vicino. In tutta la filosofia politica recente c'è stata una sottovalutazione sistematica della verità realistica e della logica, non soltanto Rorty e Vattimo, grandi teorici, ma per esempio Kelsen, Bobbio, Schumpeter, Habermas, eccetera, eccetera. Ipotesi di soluzione. E così concludo. Innanzitutto bisognerebbe abbandonare la prospettiva dall'esterno, cioè abbandonare la prospettiva di analisi degli argomenti a partire dalla loro riuscita, che è la tipica prospettiva formale. Socrate non amava il formalismo dei sofisti, cioè se io mi preoccupo degli argomenti sulla base del fatto che devono funzionare, ho perso già in partenza. Ho già perso il treno della democrazia. L'argomento non deve funzionare, deve essere premessa vera, inferenza valida e basta. Nel momento, e questa è la costruzione dell'argomento, però il lavoro del politico, questo è il lavoro del cittadino, il cittadino ha solo quell'interesse lì. Il politico invece ha un altro, a un'altra situazione. Il pathos e l'ethos, sempre, che poi vedremo, il pathos e l'ethos sempre da parte del cittadino sono importanti per determinare la forza o il tono della credenza, ma non il contenuto. È il logos che determina i contenuti della credenza. I contenuti dal punto di vista del cittadino e dal punto di vista della riuscita del dibattito democratico hanno un primato assolutamente oggettivo e inaggirabile. Se io decido contro la verità dei fatti, prima o poi mi trovo i fatti contro di me, no? Se io propongo delle decisioni contro le valutazioni anche probabilistiche fasulle, prima o poi sbaglio, prima o poi la soluzione proposta risulta un disastro. Ecco quindi il vero paradosso però della democrazia. Il vero paradosso della democrazia non riguarda noi cittadini, questo è l'errore. Il problema del berlusconismo, certe volte si dice gli italiani sono stupidi, gli italiani hanno creduto a questa babbione, hanno creduto a questa storia dell'IMU, eccetera eccetera. Non è esattamente così. Il paradosso della democrazia è la prevalenza del cretino, come si è detto, cioè per far funzionare la democrazia occorre l'aristocrazia, cioè gli aristoi, i migliori, devono governare. E questo è questa è la grande intuizione greca, diciamo platonica, no? Se non che c'è un punto fondamentale, che chi li legittima è il demos, quindi siamo noi a individuare gli aristoi e a metterli lì. Già uno dice, ma migliori in che senso? No? Perché questo è il problema, aristoi, ma in che senso? Sono più ricchi, sono più potenti, sono più furbi, sono più belli, come recalcati. sono più cretini naturalmente. Questa è la base, sono più cretini, però dipende sempre solo da noi. Se noi abbiamo questa visione, che adesso vado a delucidarvi, la prevalenza del cretino, beh, direi che non, forse non scompare, ma si riduce sensibilmente. Gli aristoi devono governare. Chi sono gli aristoi? Vediamo un po'. Allora, io direi che una idea che possiamo allora prendere per nostra è che l'Aristos, anzi tutto il pathos, è dotato emozionalmente, se vogliamo essere d'accordo con l'idea che nella politica le emozioni sono importanti,
L'Aristos deve avere il pathos del logos. E in questo senso, in fondo, Platone sbagliava moltissimo, perché diceva che il potere doveva essere dei filosofi, no, il governo, cioè il potere del popolo. L'investimento, la legittimazione deve essere mirata a chi ha il pathos del logos, cioè al filosofo in quel senso lì, anche se il cittadino non è filosofo, cioè se lui stesso non ha il pathos del logos, non ce la farà mai a individuare l'Aristos, ok? Quindi, primo requisito, non ama il potere. È capace, importante punto, di dire la verità. Questo è un punto che viene sottolineato da Foucault, come in questo ultimo corso del Collège de France, che forse voi conoscete, che si intitola Il coraggio della verità, nella traduzione, è un corso del 1984, in cui Foucault ricostruisce la democrazia greca, il funzionamento della democrazia greca, e dice: la democrazia ha tre caratteristiche. La prima caratteristica è che tutti possono prendere la parola. La seconda caratteristica è che alcuni hanno uno speciale ascendente sugli altri, cioè tutti i cittadini possono prendere la parola. Io posso essere nominata Presidente della Repubblica, Stefania, io la proporrei Stefania come Presidente della Repubblica. Recalcati? No. Sì. Cioè, allora, io, chiunque in democrazia, può prendere la parola. Alcuni hanno uno speciale ascendente sugli altri, ed è questo il secondo punto, e quindi hanno più diritto di altri di prendere la parola, e proprio in virtù dell'ascendente, nel senso che è sempre il demos a dargli la parola, no? Ma perché, terzo punto, perché hanno questo ascendente? Da che cosa dipende? Dalla paressia, cioè la capacità di dire la verità. Cioè il dire la verità, ma direi più, io insisterei di più di quanto faccia Foucault, io sono realista riguardo la verità, mentre Foucault ovviamente era tutt'altro che realista in questo senso, e quindi non aveva un'idea così forte di verità come quella che io difendo. Però cosa vuol dire essere capaci di dire la verità? Anzitutto conoscerla, bisogna vederla, saperla riconoscere, no? Quindi avere una certa competenza, attenzione, scettica. La skepsis, la ricerca, è precisamente ciò che discrimina il vero dal falso. In secondo luogo bisogna essere capaci di formularla, di dirla, no? Di dirla con una certa correttezza, di dirla esattamente, non è affatto facile. E in terzo luogo bisogna essere capaci di farla valere, cioè creare convergenza intorno alla verità. Il vero e buon potere democratico è la capacità di orientare l'accordo circa la verità. Quando ci mettiamo tutti d'accordo, potremmo metterci d'accordo tutti sul fatto che gli ebrei sono un pericolo per il popolo tedesco e questo è un disastro, oppure potremmo metterci d'accordo tutti sul fatto che gli omosessuali sono in realtà dei malati e questo è un bel problema, ma noi dobbiamo metterci d'accordo sulla verità, non sulla maggioranza delle opinioni, no? Quindi creare convergenza sulla verità. E qui io vorrei citarvi Violante nel suo ultimo libro. Violante ha scritto un libro su menzogne e potere, un libro che dimentica di citare un altro libro uscito da poco bellissimo di Lorella Cetroni, sarà un problema di quote rosa, non so, forse sì,
forse non era la quota rosa prevista nel libro. Gentilmente cita il mio libro molto rapidamente, però ma quello non è il problema, cioè, poteva benissimo trascurare tutto. È un libro molto ambizioso, no? Perché un titolo, Menzogne e potere, è un titolo monumentale, e a un certo punto Violante è la spia del fatto che Violante non ha le idee chiarissime su verità e menzogna, e che a un certo punto dice: per dire menzogne occorre fantasia, mentre per la verità no. Ora io vi suggerisco di ricordare il punto, dei tre requisiti del dire la verità, il secondo e il terzo. Ora, per dire la verità, per formularla bene, la dose di fantasia, escogitazione, lavoro di linguaggio, vi assicuro, è enorme. Dire menzogne è facilissimo, non ci vuole nessuna fantasia, basta muoversi sulla base dei propri interessi, slittare. Nel mio libro Menzogna io faccio vedere com'è facile dire menzogna, è la cosa più facile del mondo, le risorse del mentitore sono infinite. Si può dire menzogne senza menzogna, implicando il falso. Si può dire menzogne, per esempio, facendo riferimento, si possono dire pre-menzogne, cioè menzogne preparatorie che rendono vere poi le nostre future menzogne. Sì, ci sono infiniti metodi, alcuni studiati dalla tradizione, altri un po' più nuovi, legati ai mezzi di comunicazione di massa. Comunque, è facilissimo. Dire menzogna è la cosa più facile che esista. Invece, per formulare la verità occorre una dose di immaginazione, di escogitazione, di visione di mondi possibili assolutamente incredibile. E soprattutto, per creare convergenza e farla valere, la visione delle possibilità, cioè l'immaginazione di mondi possibili alternativi, l'apertura alle diverse possibilità, una dose di fantasia e di immaginazione assolutamente enorme. Quindi questo ci dice che forse non è tanto saggio. E il terzo requisito è che odia i due strumenti fondamentali del potere, che sono la coercizione e la seduzione. La coercizione del potere oligarchico e teocratico e la seduzione del potere, che è lo strumento del cosiddetto potere democratico, nelle false democrazie. Allora, una persona che ama la seduzione del suo pubblico, secondo me non è un democratico, è perché la democrazia richiede un po', amando l'amore per il disamore per il potere, anche noia del narcisismo, l'amore per il logos. Il narcisismo è di per sé stesso ottuso, è un po' stupido, quindi una persona che ha il pathos del logos non può essere narcisista. E naturalmente non ha interessi e passioni che cedano 1, 2 e 3.